contro Bournemouth, Crystal Palace, Crystal Palace, sì. contro Bournemouth, contro e ti diverti. Cioè, ti diverti perché comunque giocano molto veloci, ci sono dei valori tecnici. Però per quanto riguarda la competitività, sicuramente la Spagna sta arrivando ai livelli dell'Inghilterra e sta cambiando un po' volto, perché non parliamo più di Real Madrid e Barcellona, ma parliamo di 4-5 squadre che hanno un livello, oddio, non un livello simile, però comunque poi nelle 35 partite, cioè in tutto un campionato, e ci sono degli imprevisti per le grosse squadre, È soprattutto cambiata, nel Real Madrid. Valeria, è cambiata anche lì la ridistribuzione dei soldi e quindi le piccole. Questo è certo. Senti, Sì, ma questo che è influenza quello il problema. molto Loro, a differenza degli inglesi che hanno fatto una cosa più, diciamo, una cosa più simile, insomma. Avendoli uguali un po' per tutti, però poi sappiamo bene che gli introiti dello United, del Chelsea, arrivano anche da altri canali che non sono quelli classici, ma sono delle potenze dei propri, diciamo, proprietari. Però invece in Spagna hanno aumentato il gettito, per Barça e Real Madrid, ma hanno aumentato anche le ultime. E poi questi stati. assolutamente. Gli stati, perché la cosa orribile, io ne parlavo l'altra volta a Radio Barça Italia, la cosa orribile è che Corriere dello Sport e Tutto Sport, che purtroppo sono dello stesso editore, quindi vanno di pari passo a dire le stesse cose, la settimana scorsa sono usciti con un reportage in cui dicevano che la Spagna sta perdendo spettatori, cioè come se tu, insomma, sei, non lo so, noi l'Italia non è che ha perso, non c'ha più gli spettatori dello stadio, tu dici, ah, ma io sto lì, in Spagna li stanno perdendo, ma pensa a casa tua prima, vabbè, ma questo può Esatto. anche, no, fai un reportage giornalistico, mi sta pure bene, però le cose fate, io dico, facciamole bene, perché se in Spagna sono salite squadre che hanno stati da 15-17 mila posti come il Leganés e sono retrocesse in un Cel Zaragoza che ha uno stadio da 40 mila, no? È normale che tu i numeri assoluti li perdi, cioè, e i bar e il Leganés che fanno 30 mila, 35 mila spettatori in due per la capienza del proprio stadio, però poi sono pieni. Cioè, capito? E tu però dicevi, vabbè, però come numeri Certo, assoluti hai perso spettatori. E si vuole continuare a dire che in Italia le cose vanno bene quando invece le cose vanno malissimo. ma poi basta vedere Roma. La Roma negli ultimi 5 anni ha dimezzato gli spettatori. Vabbè, lì si apre una Certo, c'è finestra tutta un'altra ampia, situazione. perché i Il problemi, Milan, io penso che il Milan è emblematico, no? Quanti ne ha persi il Milan? A Milano non ci sono le barriere, no? Quindi. No, ma infatti, ma in realtà la gente va di meno, poi abbiamo una distribuzione delle partite che rende più difficile. Vabbè, ma questi sono comunque discorsi che facciamo da anni e che non stanno minimamente risolvendo. C'è poco da fare. La gente si vede proprio, no, anche quando si parla tra te con gli amici. Cioè, è Certo. molto più facile andarsi a guardare, cioè, accendere la televisione, tornando alla questione della bellezza del campionato, per guardarsi sabato pomeriggio la partita di Certo. Premier, e uno si sofferma magari su qualsiasi partita della Premier, perché è una partita della Premier. E ti faccio questo esempio, ma poi magari anche con le partite spagnole, il gioco dell'Atletico Madrid e il Barcellona. Invece adesso, cioè, per quanto riguarda la Serie A, è complicato, cioè, ti guardano i match principali e comunque non hai comunque il ritmo che vedi nella Premier League. Non puoi. Ci sono certi giocatori che noi abbiamo in Serie A e che noi consideriamo forti, magari non potrebbero farcela a sostenere certi ritmi e certi valori tecnici di Premier League, perché loro si sono sviluppati, sono andati avanti. Noi siamo rimasti un po'. Cioè, molto vivo, fortunatamente si è fatto male, quindi adesso non lo vedremo in nazionale per 6 mesi.
pista, ma Montolivo se lo porti in Premier League, praticamente lui non fa in tempo a girarsi, che è già finita la partita, hanno spento pure i riflettori, sono andati via tutti, perché poi là lo stadio il pubblico definisce 6 secondi, perché ovviamente non sono come i nostri stati che stanno delle trappole per topi. Però ecco, io per lui, perché lui si ha messo in giro, però è matto. C'è una differenza proprio, e noi Montolivo lo possiamo sentire delle cronache su Montolivo, è il migliore in campo, quindi, cioè, ma come si fa? Come fa a giocare a quella velocità? Lo so. Vabbè, comunque questa è la mia piccola crociata. Condivido su Montolivo. anch'io. Sì, Valerio, noi ovviamente ti ringraziamo per questo tuo intervento e chissà, diamo appuntamento. Dai, lo risentiamo, Club de Football. Ci servono i tuoi commenti settimana prossima, cioè per anticipo, cioè, Napoli-Roma. Ci sei mancato. Dai. Napoli-Roma, un'altra partitaccia. Vabbè, ci parleremo la settimana prossima. Va bene. Ciao Valerio. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Giù come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. Giù come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. È sorto il sole su un piccolo mondo, e vecchi banchieri stanno pranzando, ti devi spingere ancora più fuori, che qui sei cacciato o cacciatore. La polveriera su cui sei seduto aspetta solo il gesto compiuto, e tutti fumano e buttano cicche, hai visto il fuoco come si appicca. Giù come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. Giù come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Il sole ti è contro, ti porta alla luce, non riesci a distinguere tutti i nemici, è proprio quando ti senti un po' in pace che sa presentarsi la bestia feroce. Anche fra loro si stanno sbranando, non hanno fame ma mangiano intanto, è l'abitudine che li mantiene così spietati, così senza fine. Giù come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. Giù come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Occhi arrossati, narici imbiancate, denti sbiancati, ghigni tirati, c'è un'altra guerra in sala riunioni, da cui comunque tu resti fuori. E quanto fuori, mai quanto basta nascosto, potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace. Giù come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. Giù come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. We'll be right back.
Le note sono quelle di Sandy Martin, People from Ibiza, dopo aver ascoltato la New Hit su Radio Roma Futura di Ligabue, G come giungla, che sta spopolando nelle radio nazionali in questi giorni. Allora, rientriamo appunto per annunciare il nostro secondo ospite questa sera in collegamento telefonico e abbiamo già trovato qua ospite la scorsa settimana, lo ritroviamo, il direttore di Passione del Calcio.it, Stefano Rizzo. Buonasera Stefano, benvenuto. Buona mia Totom, per dirla alla Maxi. Ciao Federico e ciao Maxi. Ciao Stefano. Senti, innanzitutto, insomma, l'argomento della serata è questa pausa nazionale, ovviamente unito a un punto della Serie A generale. Quello che ti chiedo subito io in apertura è, insomma, questa pausa nazionale secondo te è un bene o è un male per le squadre? Poi, insomma, anche questa questione di alcuni giocatori come Graziano Pellè che si sentono un po' troppo divi, no? Anche all'interno della nazionale. Faccio un punto di questa giornata di nazionali. Innanzitutto volevo comunque farvi i complimenti perché è davvero un piacere sempre ascoltarvi, ragazzi, veramente bravi. Grazie, bravo Federico. Grazie Stefano, come? Grazie a te. Bravo Federico in questa trasmissione. No, tutti. E invece tornando appunto a bomba su ciò che mi hai chiesto, Federico, ma sai, il calendario è questo, nel senso che non è che possiamo eliminare le nazionali, poi è ovvio che comunque si sente nell'aria che quando ci sono questi incontri di qualificazione, peggio che mai le amichevoli, si sente che non c'è la stessa atmosfera che si trova poi nell'europeo piuttosto che in un mondiale. Però queste sfide ovviamente devono essere disputate, il calendario è questo, gli impegni sono tantissimi, il rischio infortuni è alto perché ovviamente più si è sotto sforzo da parte, più sono sotto sforzo i giocatori, più il rischio aumenta degli infortuni. Però ormai questo è il calendario, va avanti da anni, la vedo davvero utopistico, vedo che una cosa secondo me abbastanza utopistica quella di vedere in poco tempo un calendario diverso, ecco, la vedo molto utopistica come cosa. Per quanto riguarda Pellè, esatto, Pellè a me non m'ha fatto, non, è un giocatore che non mi ha mai fatto impazzire, è un buon giocatore, per alcuni versi anche lento in alcuni movimenti, non è che abbia tutto questo gran fiuto del gol, a parte la parentesi olandese e poi adesso in Cina, ma comunque sono campionati senza dubbio minori rispetto a quelli più potenti che conosciamo tutti, ci metto di mezzo ovviamente anche la Serie A. È un giocatore che fa delle uscite a vuoto, negli occhi di tanti italiani ancora il rigore che ha calciato malamente, l'ha presa in giro a uno dei portieri più forti al mondo, il signor Neuer, perciò ecco, Pellè ha sbagliato anche ieri, era reduce comunque da questa